oggi è il 29, il 5 luglio è l'ultimo giorno dei 20 giorni massimi assegnati. Onestamente, se qualcuno pensa di poter fare questa convocazione in violazione della legge, non sarò certamente io a violare la legge per nessuno, non l'ho mai fatto e tantomeno non intendo farlo adesso. Tempo scaduto per il presidente del Consiglio Comunale Enoch Soranzo, anche capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione. Sindaco uscente di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi, ne ha raccolto nel 2019 l'eredità. Un mandato che, spiega, è stato tradito. Per quanto mi è stato possibile, io ho sempre cercato di aiutare a questa l'amministrazione Rossi. Il problema vero è che la città che avevamo lasciato e che qualcuno definiva una bomboniera, un gioiello nel 2019 e la continuità, i patti della continuità amministrativa che dovevano esserci e che il sindaco Rossi si era impegnata a portare avanti, di fatto non è avvenuta. Al bilancio, Enoch Soranzo, uno dei tre consiglieri astenuti durante la votazione di martedì, contesta problemi di tipo tecnico che sarebbero stati evidenziati dai revisori dei conti a cui la Giunta Rossi non ha messo mano nella seconda votazione. Dai rifiuti al taglio dell'erba, numerose le contestazioni anche all'azione amministrativa della Giunta. E sempre di più si vede che è un'amministrazione impegnata a equilibri politici anziché occuparsi dei cittadini e del territorio. La data ultima per l'approvazione è il 5 luglio, senza il via libera al bilancio 2022. Dal 6 luglio il prefetto firmerà il commissariamento.